Siamo al locale caffè Chioa Cantù in compagnia della scrittrice Valentina Fenu. Innanzitutto, buongiorno Valentina e grazie di essere con noi. Grazie a voi. La prima domanda che ti facciamo è chi è Valentina Fenu e come nasce la sua passione per la scrittura? Allora, diciamo che la passione per la scrittura l'ho sempre avuta, penso sia nata con me, quindi non posso dire il momento in cui è nata la passione. Ho scritto più o meno da sempre, è diversi anni, ormai dal 2009 che collaboro con una webzine d'arte contemporanea e per un anno e mezzo ho scritto su un giornale locale. E diciamo che l'idea del libro l'ho sempre avuta, soltanto che sono sempre stata abbastanza vincolata al paletto del libro ideale, quindi la cosa più sbagliata, perché più ti vincoli all'idea di come deve essere un libro e mai il libro lo inizierai, perché comunque sei schiavo delle tue paure. L'anno scorso era un periodo di cambiamenti in primavera e ho deciso così. Per caso, una mattina mi sono svegliata e ho detto: voglio scrivere il mio libro. L'idea del libro è sempre stata quella di coniugare i miei due grandi amori, che sono la vita e i viaggi. E quindi non avevo una trama precisa del libro, ho iniziato a scriverlo così. Mi piace definirlo un po' libro in divenire, nel senso che ha iniziato a lasciarsi scrivere, le parole hanno preso proprio vita dalla penna, perché l'ho scritto a mano, a dire la verità. E quindi niente, nel giro di un paio di mesi è stata anche abbastanza veloce perché mi ha proprio appassionato, ho iniziato a scriverlo e l'ho finito. E poi è iniziata la caccia all'editore. È stata la La cosa più un po' più difficile. complessa, esatto, però alla fine ho trovato questa piccola casa editrice che si chiama Del Faro, è una casa editrice di Trento e da qui appunto è iniziata la pubblicazione e il sogno è diventato concreto. Esatto, infatti il sogno insieme all'amore è una delle componenti principali del tuo Sì. libro, tant'è che tu scrivi l'amore è la prima delle cose vere. Cosa significano per te queste due parole? Diciamo che sono un po' la chiave da cui leggere tutto il romanzo e in realtà la prospettiva dalla quale io guardo la vita, nel senso che comunque il romanzo è proprio la storia di un viaggio. In realtà non è un viaggio qualsiasi, è proprio un viaggio alla scoperta della profondità della vita. Quindi l'amore e il sogno sono un po' quelle dimensioni che secondo me riescono a dare la misura infinita, quindi anche un po' un controsenso, se vogliamo, illogico ma logico, con il quale guardare appunto la vita. La storia è la storia di Anna e Alice, che sono le due protagoniste principali, sono due amiche che decidono di lasciare il loro paese per scoprire il mondo. Imperversa un tempaccio nel loro cammino, quindi si fermano a trovare rifugio a una locanda e qui incontrano Agatha, che è la terza figura chiave della storia, grazie alla quale parte il loro vero viaggio, che è tutto un viaggio onirico. Quindi non si spostano mai fisicamente dalla locanda, ma intraprendono questo viaggio che definisco un po' un mosaico di esistenze, nel senso che loro viaggiano in diversi luoghi: Parigi, Allahabad, quindi in India, Marrakech, quindi in Marocco e l'Italia. In ognuno di questi viaggi, come se vivessero dei frammenti di vite diverse, in ciascuna delle quali scoprono uno dei doni dell'esistenza, che sono la consapevolezza, la gratitudine, la fede, il rispetto e l'amore. L'amore inteso in senso universale, l'amore per la vita, l'amore inteso come la passione, la voglia di fare, la voglia di esserci, non semplicemente di sopravvivere, ma di vivere proprio, cioè la scelta consapevole ogni giorno di esserci in un modo particolare, non semplicemente così. Quindi anche un forte messaggio per i giovani, ma per chiunque, anche Certo. in questi tempi di crisi, diciamo. Assolutamente sì, anche perché penso che la crisi esiste, ma la crisi principale purtroppo è quella della paura, la crisi del crearsi dei limiti, quando limiti non ce ne sono, perché finché uno ha un sogno, costa fatica, costa impegno, costa anche lacrime a volte e dolore, però ne vale la pena e bisogna insistere e non mollare mai.
Cioè, sì. E questo diciamo, messaggio riesci anche a trasmetterlo su una tua rubrica, un progetto di cui sei orgogliosa, appunto una rubrica su Canto News, il sito, chiamato Ricordo al Giorno, in cui ce ne parli pubblichi. Sì, ogni giorno io e un'amica fotografa che si chiama Ilaria Provenzi pubblichiamo un frammento di vita fondamentalmente, quindi Ilaria si occupa chiaramente della scelta della fotografia e io scrivo un pezzo che sia correlato in qualche modo alla fotografia, che non è una descrizione della foto, sono due forme d'arte diverse che si riescono in qualche modo a incastrare e essere simbiotiche, se vogliamo. L'incontro fra me e Ilaria è casuale, il progetto è nato in maniera casuale, però io penso che il caso in realtà non esista, quindi bisognava arrivare a questa unione di arti. È un pochino la dimostrazione di quanto dicevo prima, che se una persona vuole ci vorrà tempo, ci vorrà un sacco di costanza, ma poi riesce a avere delle piccole soddisfazioni che sono il senso della vita, sono quello che riempie la vita. Un'ultima domanda pratica, se vogliamo, dove possiamo trovare il tuo libro? Allora, è disponibile in tutte le librerie, è in catalogo in mondadori.it, su ibs.it, sul sito di edizionidelfaro.it, oppure se volete chiederlo direttamente a me, io comunque ho una pagina Facebook pubblica, Valentina Fenu, oppure l'amicizia, e lo spedisco anch'io, magari con la dedica e segnalibro fatto a mano. Ringraziamo Valentina, grazie, grazie per essere stata voi. Con voi, al prossimo libro. Speriamo presto, grazie.